Ciao ragazzi, voi che siete super tecnicamente fantastici, bentornati in nuovo video Veri Mobili, super tariffe giga per due. Ne parliamo in questo video. Un operatore virtuale che continua la sua escalation di tariffe valide, essere in movimento, essere attivi, essere tra i leader dei virtuali. Ma prima devo salutare assolutamente l'utente più veloce dello scorso video, Nicola Lazzara. Ciao e super saluto al prossimo utente che per primo commenterà, like, iscrizione, campanellina. Continuiamo così, più siamo, più contiamo, ma che ve lo dico a fare? Tutti i social sotto per contattarmi, ti rispondo sempre. Link Amazon importanti per sostenere il canale, clicca, acquista e sostieni. Parliamo di queste tariffe di Veri Mobile che ha lanciato da pochissimo. Bene, chi effettua una portabilità verso determinati operatori, qua non mi trovate d'accordo, sapete come la penso io, sono più per la libertà, cioè voglio attivare un numero nuovo, mi devi fare la promo, voglio fare la portabilità da qualsiasi operatore, mi devi fare la promo. È sempre un vincolo, no? Solo quelli, Iliad, Copvoce, insomma, se provieni da determinati operatori ti do la possibilità, se invece vuoi fare un nuovo numero o hai altri operatori paghi un po' di più. A me questo non piace. Io incomincerei dall'unico lato negativo di queste nuove tariffe che sono eccezionali. È proprio questo, limiti di banda che i virtuali dovrebbero comunque alzare, soprattutto Veri Mobile, togliersi da quei 30 megabit, alzarsi 60, 100, 120, insomma liberare il 4G completamente fino a 150 megabit come fanno Copvoce e altre, almeno quello, almeno avere un 4G pieno. Poi entrare con il 5G, ma non un 5G ridottissimo, un 5G già che possa portare velocità raddoppiate rispetto al 4G. E togliere queste limitazioni da quell'operatore o da quell'altro. Questi sono i lati, diciamo, negativi, che sono meno rispetto a quelli positivi, che sono le super tariffe che comunque Veri Mobile lancia. 7,99 al mese, 300 giga per 6 mesi, 6, non sono pochi, mezzo anno, in 6 mesi possiamo pensare che uscirà un'altra promo, che Veri Mobile ce la proseguirà, oppure possiamo fare una portabilità verso qualcun altro se non siamo più contenti. Quindi ci danno mezzo anno, 6 mesi, 300 giga, 7,99 al mese. Beh, secondo me sono veramente tanti, sono è una tariffa molto importante, perché avere 300 giga a 7,99 euro, insomma, sono veramente tantissimi giga, minuti SMS limitati con 7,99 euro. Quindi una tariffa top, assolutamente nessuno sul mercato ha, anche se per 6 mesi, 300 giga a 7,99 euro, quindi diventa ancora di più una spinta verso la leadership con Copvoce, con PosteMobile a giocarsela. E questo vuol dire rilanciare, questo vuol dire essere sul mercato, questo vuol dire esserci sul pezzo, essere presenti e voler fare tariffe, voler essere dalla parte anche del cliente. A chi la consiglio? Beh, la 7,99 è consigliata a tutti. Voi pensate, 300 giga possono andare bene per chiunque, per chi fa un uso medio di Inter, per chi ne usa poco, addirittura avanza, ma anche perché ha un uso alto. Quindi in questo caso con 7,99 al mese, che sono un prezzo abbastanza contenuto, assolutamente, abbiamo una tariffa di tutto rispetto, minuti, SMS, 300 giga. Ovviamente non c'è il 5G, c'è il limite di banda, insomma è sempre quel discorso. L'operatore virtuale è una seconda scelta. La prima scelta è sempre l'operatore fisico, ma se sei un utente friendly, cioè un utente che per tutti i giorni usa il telefono normalmente per telefonare, per le operazioni di mail, messaging, insomma Instagram, Facebook oppure Telegram, WhatsApp, insomma i social più che altro, la messaggistica, le chiamate, le navigazioni internet normali, male, ma va benissimo 30-40 mega, che poi ogni tanto si riesce ad arrivare anche a 50 mega con Veri, sono una velocità che sostengono tranquillamente qualsiasi operazione, anche lo streaming di su una TV, per dire, se vogliamo andare in remoto verso un Netflix, un Prime Video, oppure anche sul telefono stesso per guardare contenuti, visto che oggi abbiamo smartphone evoluti con display di alta definizione belli ampi oltre 6 pollici. Ecco, una cosa, se vuoi condividere come hotspot questa tariffa su più dispositivi con un limite di banda, così cominci a soffrire. Io voglio guardarmi un contenuto e poi voglio condividere la mia connessione su altro, ecco che arriva la prima sofferenza, cioè la banda è più limitata, 20 mega li uso io, 10 mega li usa l'altro, poi non li usa più nessuno. Se tu hai 150 mega disponibili puoi andare in streaming con 3 dispositivi diversi e reggere. Se voglio scaricare rapidamente un contenuto a 40 mega, io dico 40, in realtà sono 30 mega il limite di banda, ma si può andare anche oltre, capita che qualche cella ha disponibilità più ampia, facciamo 40 mega.
Lega. È una velocità molto, molto valida, ma non una velocità top, non una velocità che ci consente di avere un file che ci serve urgentemente nel minor tempo possibile. Qua siamo un po' maniacali, ma tanti per lavoro o per necessità hanno bisogno di aggiornare anche le applicazioni velocemente. Chiaramente voi provate col 5G o con limiti di banda più alti, anche in 4G, anche con i virtuali che hanno limiti di banda più alti, ma soprattutto con i fisici, e si fa tutto prima. Chiaramente quindi il limite di banda c'è, purtroppo limita, però se usate il dispositivo solo voi, i contenuti li guardate lì e condividete massimo la connessione per un dispositivo oltre il vostro, reggete alla grande. Quindi va benissimo il virtuale per chi usa il telefono tutti i giorni. Per la media delle persone va bene anche un operatore virtuale che è una seconda scelta, ma per utenti, io parlo come me per dire, o che hanno un utilizzo più intensivo del telefono, più numeri, non hanno più smartphone, sicuramente il primo numero assolutamente un operatore fisico, una prima scelta sulle chiamate, internet in 5G, non ho limite di banda, quindi sono più rapido. Insomma, voi pensate un top di gamma, prendo un S22 Ultra, un S23 Ultra, che sono uguali praticamente, che va in 5G, con un operatore fisico, oppure vai in 4G con un operatore virtuale, non è la stessa cosa. Provare per credere, cioè avere un operatore fisico in 5G vai 6 volte più veloce, avere un vero 40 mega, ok, 4G col Volt funziona bene, va bene come vi ho detto per le operazioni tutti i giorni, ma se vuoi le prestazioni top, se vuoi sfruttare con lo smartphone il 50% in più, perché lo limiti di un 50, devi avere un 5G senza limiti di banda su un operatore fisico. Quindi comunque una tariffa assolutamente promossa, ma c'è anche l'altra che è supersonica, quella da 9,99 al mese, 440 giga. Perché? Perché andiamo a raddoppiare anche qua i giga, da 220 li portiamo a 440 per 6 mesi, quindi a 9,99, super tariffa veri, per la prima volta sfondiamo il tetto dei 300 e 400 giga addirittura, 4,40 per 6 mesi. Quindi dico veramente un colpo importante da parte di Vera Immobile, che va così a sancire un po' quello che era il limite, no? Che tutti hanno delle tariffe che sono sul mercato. 440 mega veramente non te li dà nessuno, a 9,99 euro, comunque una cifra sotto i 10 euro, veramente una tariffa che ti permette di avere l'internet sul tuo smartphone o sul tuo tablet e di condividere la linea anche in casa, cioè poter sostituire, non dico la linea fissa del tutto, ma se sei bravo anche, e usufruire della linea anche in casa in hotspot tranquillamente per far andare vari dispositivi. Quindi un all-in che ci permette di usare lo smartphone tutti i giorni, ma anche la tariffa internet in casa, quasi per coprirci anche l'internet di casa, se non avete un uso intensivo anche del tutto. Se avete usi intensivi, comunque 4,40, se lo utilizzate poco fuori, tanto in casa può coprirvi, se lo utilizzate anche tanto sullo smartphone, potete avere comunque 200 giga in casa e 200 sullo smartphone, non sono pochi, eh? Cioè poi dipende chiaramente che cosa fate con la vostra tariffa internet, perché se fate streaming in 4K tutti i giorni per 5 ore non vi basterà, se invece fate qualche un po' di streaming in Full HD o 4K ogni tanto e fate una navigazione normale di internet, l'uso diciamo quotidiano, può bastare anche in casa, credetemi. Quindi una super tariffa che ci aiuta sia sul dispositivo mobile, ma anche nel discorso casa, per avere poi un sostitutivo leggermente sostitutivo, comunque un aiuto anche per coprire l'internet a casa se non avete esigenze particolari. A 9,99 sicuramente tantissima roba, funziona bene, i 30 megabit è il limite di banda, ma comunque accettabile, 4G volte, si va abbastanza bene. Cosa vogliamo dire? Assolutamente queste tariffe sono promosse, complimenti a Vera Immobile che ha capito come deve fare, come sempre, tariffe nuove, idee, il per due, il andare dalla parte del cliente con i giga, cioè tutte queste cose sono importanti. Poste Mobile adesso è un po' ferma, deve rilanciare, come voce arriverà con nuove tariffe, ne ha appena fatta una. Ecco, chi vuole esserci c'è. Lasciamo stare un mobile che c'è la crisi di Vodafone, quindi in questo momento è ferma, e c'è un video che arriverà supersonico sulla crisi in arrivo, è già iniziata, dei virtuali e della telefonia mobile. Attenzione, perché è un periodo che sta per arrivare una mannaia non indifferente su certi operatori virtuali, purtroppo vedi rabona.
Però è una rivoluzione. Quando ci sono queste rivoluzioni, cioè c'è un cambio, ci sono delle chiusure, ci sono sempre dei nuovi inizi, delle nuove ere, dei nuovi globi, magari delle fusioni o anche dei nuovi operatori. Quindi non sarà poi tutto negativo. Certo, non è tanto positivo, ma non sarà poi proprio tutto negativo. Ne parleremo poi nel video specifico che andremo a fare. Quindi tariffe promosse sì, ottime. L'unica cosa, ragazzi, il virtuale è una seconda scelta, io ve lo dico sempre. E fate voi i vostri conti. Se avete un top di gamma e volete sfruttarlo al 100%, operatore fisico 5G, non limiti di banda. Se siete degli utenti medi, come utilizzo medio giornaliero, che non avete pretese elevate, avete un dispositivo anche top di gamma, se non lo è, non è un problema ancora in 4G, andate benissimo col virtuale. Se avete anche un dispositivo 5G, magari fascia media 200-300 euro e ve ne fregate del 5G, va bene. Se avete un top di gamma, ve ne fregate perché 4G volte con il vostro limite di banda 30, 40, 50 mega vi va bene, funziona bene, lo usate voi, va benissimo, cioè costo basso, tantissimi giga. Ma se volete le prestazioni top senza limiti di banda, soprattutto sui top di gamma, ci vuole l'operatore fisico. Quindi io la consiglio a tutti quelli che vi ho detto, meno a quelli che hanno il top di gamma, vogliono le prestazioni top. Dipende un po' dall'uso. Certo che averne di tariffe così, averne di operatori che ti danno 440 giga a 7,99, comunque, al di là dei, al netto dei difetti, la tariffa, le tariffe sono promosse, però attenzione, 6 mesi il raddoppio giga, poi tanto fatevelo per 6 mesi. Poi se ve la ripropongono bene, se no potete sempre cambiare o rimanere comunque a 220 giga a 9,99. Non è che poi siano così pochi, voglio dire, potete sempre pensare a quello che volete fare. Ciao ragazzi e grazie come sempre.